Questo l'ex convento dei Cappuccini per una lodevole iniziativa promossa dalla cooperativa Aforisma, di cui ne parliamo con la relativa presidente, Grazia Ambrosino. L'iniziativa si chiama Magis, indirizzata ai laureati ma anche ai ragazzi, perché quest'oggi qui in questo luogo vi sono i ragazzi dell'Istituto Fermi di Pontedera che stanno assistendo a delle lezioni, mi sembra anche a ruota, no? Cioè nel senso che Sì, girano fra l'una e l'altra. sì. Ecco, di cosa si tratta l'iniziativa Magis e cosa stanno facendo questi ragazzi quest'oggi qui al convento? Sì, allora il Magis è un corso di alta formazione manageriale per imprese socialmente orientate, è un corso che andrà a formare manager che avranno un comportamento etico nella gestione aziendale, nel management, nella gestione delle persone. In occasione della giornata di partenza abbiamo voluto fare anche una giornata di orientamento al lavoro etico dedicata ai ragazzi delle scuole medie superiori, in particolare a 75 ragazzi dell'Istituto Fermi di Pontedera, perché crediamo comunque che diciamo, questa filosofia, questa modalità diciamo, di fare impresa, però rispettando diciamo, i canoni di sostenibilità sociale, ambientale ed etica, sia importante anche donarla e dedicarla ai giovani che sono poi i lavoratori e i manager del futuro. E questi ragazzi di che classi sono? Quarta e quinta? Sono delle quarte e delle quinte della scuola media superiore e stanno lavorando con i propri docenti alle simulazioni di start-up di impresa. E quindi questi laboratori di orientamento al lavoro etico si innestano su un lavoro che già la scuola svolge da anni, lodevole, e noi cerchiamo di connotarlo un pochino con dei significati in più, quindi magis appunto, un pochino più intensi, ecco, rispetto alla normale simulazione di impresa. La domanda è, diciamo, quasi scontata. Coloro i quali invece stanno facendo queste lezioni, chiamiamole così, quindi per cinque imprese di diverse situazioni merceologiche, saranno quelle che poi assumeranno questi laureati che faranno questi corsi oppure? Allora, alcune di queste imprese sono tra i promotori del percorso di alta formazione Magis. Sicuramente saranno delle imprese che ospiteranno in tirocinio, nella fase, diciamo, di tirocinio Fase conclusiva dovrebbe fase essere. conclusiva del master. Sì, ci sarà un progetto work in impresa, quindi sicuramente saranno. Chiaramente la scelta dell'assunzione è una scelta che viene fatta dall'impresa, quindi è diciamo, un'alchimia particolare tra il datore di lavoro e la persona che si inserisce in Quindi diciamo che questo. non è scontato, però c'è un vantaggio. Non è scontato, però c'è un vantaggio, esattamente. Ecco, è l'unica controprova potrebbe essere che alcuni di questi che hanno fatto questo master, poi vadano invece a trovare lavoro in aziende dove di etico forse c'è poco. Questo potrebbe essere uno dei pericoli. Il master comunque è diciamo, dedicato anche a persone che già lavorano, anche a manager sia del settore pubblico che del settore privato. Questo perché? Perché noi speriamo che gli effetti di questo lavoro socialmente orientato siano visibili nel più breve tempo possibile. Quindi un manager che è già un decisore all'interno di un'impresa si forma diciamo, presso Magis e poi può realizzare automaticamente nella sua impresa dove già lavora dei progetti con canoni di sostenibilità sociale, ambientale o welfare aziendale, eccetera. Lei è stata molto chiara, chiudiamo con una chiosa. Secondo lei in Italia ce n'è tanto bisogno? Allora, secondo me in Italia ce n'è assolutamente bisogno, anche perché essere impresa con una responsabilità sociale e socialmente orientata aiuta anche l'economia. Quindi non è solamente, diciamo, un atto di, come potrebbe essere definito oggi, buonismo, diciamo, economico-politico, non si tratta di questo, si tratta veramente di fare il bene di tutti. Quindi tutti insieme possiamo sicuramente dare una spinta anche all'economia. Le imprese che ci sono oggi sono imprese che hanno, ad esempio, la B&B SPA, l'impresa dell'indotto della moda fiorentina,
che diciamo, ha dei fatturati significativi, però è un'impresa assolutamente inclusiva e che integra persone anche con difficoltà fisiche, con disabilità, con invalidità. Quindi stiamo dimostrando oggi che essere impresa altamente qualitativa e altamente produttiva, pur essendo inclusiva e integrare persone che ne hanno bisogno, è possibile. Quindi questo dimostra che un'altra economia, un'economia diversa è possibile. Grazie mille e buona fortuna. Grazie, grazie.